Ciao a tutti, in questo video vi voglio parlare del mio primo giorno di liceo in Inghilterra, che in pratica sarebbe il college. Volevo dare uno speciale benvenuto ai miei nuovi iscritti e vi ringrazio tanto per i miei 300 iscritti. Ricordo la notte prima di andare al college, non riuscivo quasi neanche a dormire perché io ero veramente eccitata di andare a scuola. Io non vedevo l'ora di entrare nel corso di fashion. Per chi non lo sapesse, io a settembre incomincio un corso di fashion e l'anno scorso ho fatto un corso di arte e design. Avete presente quando dormite solamente perché è notte, ma in realtà voi volete solo svegliarvi e alzarvi e andare a scuola? Ecco, io tipo ero così. Niente, arrivo la mattina, mi alzo, mi preparo, faccio le mie cose, mi vesto con un outfit che avevo già preparato 30 anni fa, tipo, e prendo l'autobus e arrivo a scuola. Solamente l'entrata era satura, era piena di ragazzi. In pratica c'era una sala enorme che era piena zeppa di ragazzi e io tipo ero già panico perché dovevo trovare la mia classe ed ero da sola, non conoscevo nessuno, non sapevo bene la lingua. Ero lì tipo, oddio, adesso dov'è che vado, dov'è che riuscirò a trovare la mia classe? E mi si approccia una professoressa e mi chiede se io ero lì per il corso di fashion, non so, magari si ricordava di me quando avevo fatto l'iscrizione, per questo che è venuto da me a chiedere, ha visto che ero un po' persa, mi fa: ma tu sei qui per il corso di fashion? Gli faccio sì, e porta me ed altri ragazzi in una stanza che in pratica sarebbe stata la classe di fashion. Una volta entrata in classe, la professoressa, che qui viene chiamata tutor, come ho detto nel video liceo versus college, che se non l'avete ancora visto lo trovate qui, i tutor incominciano a spiegare che cosa avremmo dovuto fare durante l'anno, che cos'è il corso di fashion, che cosa tratteremo, e poi abbiamo parlato un po' dell'esibizione finale, cose varie. E poi arriva un'attività. Gli inglesi adorano fare queste attività per rompere il ghiaccio, che in pratica consisteva nel presentarsi a vicenda col proprio vicino di banco per poi dopo presentare il vicino di banco a tutta la classe e il tuo vicino di banco doveva presentare te alla classe. Ecco, ora immaginatevi, io che non conosco questo tizio, ok? Non conosco neanche bene la lingua, davanti a compagni di classe nuovi e dovevo parlare, presentare uno sconosciuto, cioè ero impanicata. Apro una piccola parentesi: questo ragazzo, questo mio compagno di banco, aveva delle difficoltà a capire il fatto che io fossi italiana. Io credo che l'incomprensione sia venuta dal fatto che non si aspettava che io fossi italiana, quindi quando gli dicevo che vengo dall'Italia, lui diceva: ma come italiana? Magari lui crede che gli italiani siano solo caucasici, non contando il fatto che ci sono anche gli italiani seconda generazione come me, e quindi magari si aspettava che lì ci fosse un paese come Ghana, Nigeria, Costa d'Avorio, Zimbabwe, mentre invece me ne sono uscita fuori con Italia, o semplicemente non ha capito il mio accento. Arriva il mio turno di presentare il mio compagno di classe davanti a tutta la classe. Io sono molto brava a far finta di essere tranquilla, quindi facevo tutta la scialla: ah no, sì, adesso ti presento, sono tutta scialla, ma in realtà io mi cagavo sotto. E come se non bastasse, dopo quell'attività rompighiaccio, la professoressa ci ha dato una scheda e tutti dovevano leggere almeno un paragrafo di quella scheda. Arriva il mio turno. Ok, questo è come i miei compagni di classe mi hanno vista. While the publishers have made every attempt to ensure that advice on the qualification and its assessment is accurate, questo invece è come io ero in realtà dentro di me. Panico. E come ciliegina sulla torta c'era un ragazzo che era proprio seduto di fianco a me. Eravamo seduti su una cattedra tipo grande e c'era questo ragazzo che stava seduto proprio di fianco, cioè vicino a me, di fronte a me, che mi guardava e mi fissava così, tipo mi fissava mentre leggevo, mi fissava e mi diceva: ma come mai mi fissi? Perché mi metti ansia? Tu sei un'ansia, cioè fatelo dire, tu sei un'ansia. Dopo aver finito l'attività rompighiaccio e dopo aver letto la scheda, due professoresse vengono, entrano in classe, mi chiamano e mi dicono che io devo uscire dalla classe. Io ero tipo tutta preoccupata, no? Perché non avevo fatto nulla, non so cosa, non sapevo perché mi avrebbero dovuto prendere dalla classe e portarmi fuori. Quindi esco tutta preoccupata e niente, se ne escono fuori dicendomi che io non potevo più frequentare il corso di fashion, che non potevo più continuarlo. Io ero delusa e non ci credevo, perché io non vedevo l'ora
incominciare quel corso, perché era tutta l'estate che io volevo entrare al college per fare fashion. E arrivano loro e mi dicono che non posso più frequentarlo dopo avermi detto che io potevo frequentarlo, per questo che ero in quella classe. E quindi dopo cos'è che è successo? Mi hanno spostato in un corso di arte e design, di cui io non è che ero proprio felice di frequentare, però poi dopo è finito tutto bene perché sono uscita col massimo dei voti, quindi non c'è niente di meglio di questo. E poi non potevo dire neanche di no, perché quella era l'unica opzione, ero proprio ad un bivio: o facevo arte design per prendere la qualifica di arte design e poi dopo essere in grado di entrare in un corso di fashion, oppure stavo a casa e niente college per tutta la mia vita, in pratica. Arriva finalmente l'intervallo ed incomincia un altro panico, perché come vi ho già detto nel video liceo versus college, l'intervallo qui in Inghilterra dura una marea, dura tantissimo. L'intervallo quel giorno mi ricordo che era durato dai 30 ai 40 minuti. E vi immaginate, io che non conosco nessuno, in un intervallo che dura 30-40 minuti, che cosa faccio? Ero lì da sola, non sapevo cosa fare. Grazie a Dio ho incontrato una ragazza che avevo incontrato tempo fa, in passato, e sono stata con lei insieme a una compagnia di sue amiche. Niente, poi il college è finito intorno l'una alle due e questo è stato il mio primo giorno di college, in pratica. Questo video è stato fatto in collaborazione con Judith Mimi, anche lei ha fatto un video sul suo primo giorno di liceo e troverete il link in descrizione. Non dimenticatevi di iscrivervi al suo canale, perché anche lei è una ragazza che vive in Inghilterra e magari vi potrebbe interessare il suo canale. Il video finisce qui e spero che vi sia piaciuto il video, e se vi è piaciuto lasciate un like e fatemi sapere nei commenti se anche voi dovete incominciare la scuola in Italia, in Inghilterra o in qualsiasi altra parte del mondo. Fatemi sapere quali sono le vostre paure e le vostre preoccupazioni. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao ciao!